Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi vi voglio spiegare quattro cose, quattro errori che non dovete commettere mai quando preparate un cavallo. Siamo qui con America perché vi voglio spiegare un attimo quattro errori che diciamo vi consiglio di evitare di fare quando preparate un cavallo. Quando io pulisco il mio cavallo devo ricordarmi questo. Posso utilizzare vari tipi di spazzole, striglie un pochino più forti, ok? Possono essere in ferro, possono essere in plastica a questa maniera qua, ma lo scopo è sempre lo stesso, è quello di togliere, soprattutto d'inverno, adesso che siamo d'inverno, il fango. Se voi tenete un cavallo al paddock, come spero, è chiaro che quando andate a prendere il cavallo può essere anche sporco in una maniera abbastanza importante. Allora, com'è che dovete fare? Non vi voglio insegnare nulla, potete fare come vi pare, io però vi dico quello che è un po' le linee guida che dovreste seguire. Questa qua non deve essere passata sull'ossi, ok? Quindi questa parte centrale dove c'è le vertebre del cavallo, quindi la superficie, la carne poca sopra l'osso, non lo usate in questa zona qua, come non la dovreste usare nelle zone delle gambe, come non la dovete usare, scusami, va un po' più in là, brava, grazie, come non la dovete usare nelle zone della faccia. In tutte le altre zone potete usarla, e potete, qui sopra no, fino a qui sì, non c'è problemi, ok? Se dovete pulire le gambe, cos'è che potrete andare a fare? Potrete utilizzare questa, che è un pochino più forte, ok? Quindi a questo punto io spazzolo le zone dove c'è l'osso più vicino alla superficie, e vado a completare l'opera. Quindi qua mi serve per togliere nella parte centrale la terra che c'è ancora, da queste parti che ho smosso con l'altra più dura posso tranquillamente far andare via la polvere, ok? Il movimento della spazzola deve essere così, ok? Non così e poi andate via qua giù in fondo. Perché? Perché se fate a questa maniera, lo sporco che alzate dal pelo qui, lo lasciate qui, e vi va via solamente l'ultima parte, questa. Invece a questa maniera, è un po' come quando spazzate in casa, no? Portate via, ammucchiate sempre lì, ammucchiate ancora di più, finché non arrivate in fondo e scaricate fuori, ok? Queste sono piccole cose che fanno una grande differenza, perché ci si mette molto meno tempo rispetto a che se fate a questa maniera. Vi sembra di aver pulito? Avete pulito solamente qua. L'avete nascosto sotto il tappeto, lo sporco, che l'avete levato di qui ma l'avete nascosto qui. Questo è un'altra cosa. Poi, al momento che io devo pulire le parti più delicate, come per esempio la faccia, potrei... Brava, grazie ancora. Vedete cosa faccio? Metto la mano come dove metterei la gamba quando sono in sella e gli dico di spostare il posteriore. Ok? È tutto sempre collegato al suo addestramento. Non parlo mai una lingua diversa da terra o da sella. Una volta che io devo lavorare invece per pulire la faccia, la testa, posso utilizzare un altro tipo di spazzola che è ancora più morbida, e che permette, questa comincia a essere anche un po' finita, vedete, la parte esterna è più alta rispetto alla parte interna, che mi permette chiaramente di andare nelle parti più delicate, no? Zigomi, sopra gli occhi, eccetera, eccetera, senza dargli troppo fastidio, dentro l'orecchio, bravissima, sì, ciuffo. Chiaramente con questo ci posso fare anche le gambe, se non sono troppo sporche posso tranquillamente farci anche le gambe. Però adesso vi voglio parlare di un'altra cosa. La spazzola è caduta,
che fa sempre parte del primo errore da non fare. Dov'è che io devo pulire il cavallo? Vabbè, chiaramente se ho tempo da tutte le parti, e sarebbe opportuno farlo comunque sempre, perché è anche un modo come un altro per visionare se ci possono essere dei problemi, no? Piccole scoriazioni, tagli, eccetera, eccetera. Ma una cosa importante che mi devo sempre ricordare è che se magari un giorno arrivo tardi, non ho tempo, mi stanno aspettando, devo fare in fretta, dov'è che devo pulire assolutamente? E qualcuno dice, ok, la sella, qui, perché questa è la zona dove ci va la sella, è importante. Bene, sì, è importante, ma la parte più importante che dovete pulire e non vi dovete mai scordare di farlo bene, in maniera approfondita, è questa. Questa parte qua, dove ci va il sottopancia, e in maniera particolare in questa zona qui, dove ci sono le grinze qui dell'ascella del cavallo. Perché questa è la zona più sollecitata quando montate. Sì, chiaramente anche la sella, cioè il vostro peso e tutto quanto, ma questo cos'è che fa? Siccome è una fascia piccola e tende a ruotare, soprattutto se poi dopo, andando magari in passeggiata dopo un po', la sella comincia a allentarsi un pochino, no? Perché il cavallo si sgonfia, perché un po' tutte le cose si tirano un po' di più, quindi diventa un pochino più lente. Ecco che comincia a ruotare, e quando comincia a ruotare fa uno sfregamento. Se io non ho provveduto a rimuovere ogni traccia di sporco, ok, può insorgere delle escoriazioni, che in gergo vengono chiamate fiaccature. Non sono altro che punti dove lo strusciare continuo ha eroso il pelo, a volte poi arriva a erodere anche la pelle, esce fuori delle belle macchie rosa che possono anche poi in seguito fare sangue, eccetera, eccetera. A volte non si vede nulla, sembra che sia tutto a posto, e nei giorni successivi esce fuori i peli bianchi. Ecco, magari su un mantello sauro o su un morello, perché su uno come Leon te ne accorgi. E chiaramente anche in quel caso lì c'è stata una sovrasollecitazione della zona che ha fatto sì che i bulbi piliferi si danneggiassero e di conseguenza poi perdessero la pigmentazione. Il pelo, perdendo la pigmentazione, lo vedete bianco, e lì c'è stato un problema. Vi sembrava che non ci fosse, questo succede molto più spesso sopra che sotto, ok? Perché sotto lo sfregamento di solito viene fuori la fiaccatura, mentre nella parte di sopra tante volte succede che la pressione, okay, ha creato un danno, ma non lo vedete subito quando togliete la sella. Quindi zona della sella, ma soprattutto zona del sottopancia. Queste sono le due zone che non dovete mai scordarvi di pulire assolutamente bene. Lasciate stare tutto il resto, potete andare in passeggiata anche con il cavallo che c'ha la coda un po' sporca e una coscia un po' sporca, non vi dice nulla a nessuno, non c'è il giudice in fondo che vi penalizza. Ma queste due zone qua pulitele assolutamente. La seconda questione invece di cui volevo parlare è quando si gira intorno al cavallo. Chiaramente lo sapete, lei è brava, non ci sono problemi, vi ho fatto vedere già altri video dove io sto dietro e quant'altro, però voi dovete prendere sempre delle buone abitudini, in modo che poi dopo queste abitudini le replicate anche con cavalli che non conoscete. Come faccio io dietro al cavallo quando il cavallo è legato a questa maniera e quindi non è corretto passare davanti? Perché quando il cavallo è legato io non devo passare davanti, perché se passano avanti si può spaventare, tirare indietro, addirittura potrebbe impennarsi e colpirmi con le gambe, e quindi mai passare davanti a un cavallo legato. Bene, devo passargli dietro. Va bene, com'è che devo fare? O gli passi a 20 metri, 20 metri per modo di dire, o gli passi a 2 metri, se è un cavallo che non conosci, che magari sai che è particolarmente un po' sull'occhio, che ha un pochino paura, va un pochino più in là, ancora un pochino più in là, bravo. Allora gli passate lontano. Se è un cavallo buono, bravo, che conoscete già, che sapete che non ha grossi problemi, eccetera, eccetera, potete passargli dietro, però fate sempre attenzione a una cosa. È chiaro, se il vostro cavallo lo conoscete a menadito potete passargli dove vi pare, non è un problema, però prendetela sempre come una buona abitudine da mettervi dentro. Se io passo dietro al cavallo, passo così, guardate, passo toccando con la mano il sedere del cavallo, passando a questa maniera, quindi dando il fianco
ok? E passando molto vicino al cavallo, a questa maniera, ok? E me ne vado dalla parte di qua, vedete? Così. Quindi fianco, non a questa maniera, ok? Fianco, tocco, vicino, sto vicino e vado dalla parte di là. Per quale motivo? Perché passando vicino riduco la forza d'urto che potrebbe avere calciandomi, eh? Perché se sono molto vicino, chiaramente non ha la massima forza il calcio come se fossi a un metro o a 1,20 m. Quindi questa è la prima cosa da ricordarsi. Uno dice, ma devo prendere un calcio? No, però nel caso potrebbe accadere, sei in una situazione sicuramente più sicura. Altra cosa, perché di fianco? Perché anche qui, se nell'eventualità partisse un calcio, non mi colpisce gli organi vitali che invece ho qui nella parte centrale, lo stomaco e tutta la parte centrale del mio corpo. A questa maniera, dandogli la parte esterna del mio corpo, sì, mi faccio male lo stesso, per l'amor di Dio, però non ci sono organi vitali da questa parte qua, perché ho protetto buona parte della parte più importante del mio corpo. Altra cosa importante da ricordarsi è che quando io ho il cavallo legato a questa maniera, diciamo, è sempre bene prestare attenzione a tutto quello che noi facciamo intorno al cavallo, perché i cavalli, quando non sono legati, se eventualmente si spaventano cosa, la prima cosa che fanno, scartano, scappano, saltano, ma quando sono legati potrebbero anche calciare, ok? Quindi, soprattutto quando è legato, ma sempre, io non devo andare a alzare i piedi del mio cavallo all'improvviso, ok? Quindi, per dire, sto facendo qualcosa qua, magari sto mettendo a posto della roba, poi o preparandomi della roba con le mie mani, e poi dopo cosa faccio? Prendo e vado di volata là, e vado a fare questo, ok? Questo può essere pericoloso e poi fa sì che il cavallo abbia una reazione, diciamo, pericolosa per noi. Allora cos'è che posso fare invece? Partire dall'alto, andare giù, ok? Scendere, entrare dentro, ok? Dare un pochino di fastidio qui alla castagna o anche scendere un pochino, chiedere la gamba, aspettare che me la dia. Ok, questo ve l'ho fatto vedere già anche in altri video, e al momento che me la dà la prendo e me la appoggio qua e ci faccio quello che devo fare, ok? Questa è la maniera più sicura, perché io ho avvisato il mio cavallo, ha sentito la mano che scende, si è potuto predisporre nella maniera corretta, mi alza la gamba lui, io con il mignolo riesco a reggere il piede del cavallo, ok? Perché il grosso lo fa lui e non ho problemi. Però la cosa che vi volevo far notare è proprio questa, il fatto di andare a prendere il piede del cavallo dopo avergli detto guarda che sto andando a fare questa operazione e non questa, ok? Cosa vi ricorda questa qui? Questo è il morso del cane o del lupo che arriva all'improvviso dietro e lo morde. Quindi un gesto del genere può essere pericoloso perché potrebbe suscitare nel cavallo una reazione esplosiva e quindi pericolosa, anche in un cavallo bravo, perché magari non se l'aspetta, perché magari è distratto da qualche altra cosa. Ultimo consiglio, quando dovete mettere l'imboccatura, e adesso vi spiego come mai è così senza redini, il cavallo dovete andare assolutamente a slegarlo. Qualcuno di voi potrebbe dire, ma adesso non è legato. No, no, è legato, perché quando fate tre giri così con la corda intorno a una struttura di questo genere, non riuscite poi a scioglierlo, cioè nel senso non si allenta. Basta un giro in meno che invece si allenta, ok? Ma quando andate a mettere l'imboccatura al cavallo, non la mettete mentre il cavallo è legato. Com'è che fate quindi? Prendete la corda, ora non guardate se io ho una camon naturale, ma fate conto che questa sia la capezza di prima con la corda di prima. Me la metto intorno al braccio, così, ok? E poi dopo vado a chiedere al cavallo di abbassare la testa, ma su di lei ce n'è poco bisogno perché è già bassa, E dopo che la cavalla ha abbassato la testa all'altezza che riesco a mettere bene la capezza, la briglia, guardate,
allargo con la mano sinistra l'imboccatura e la metto in bocca, ok? Lei la prende volentieri. Guardate cosa faccio con le orecchie a questo punto, li porto in avanti e li faccio entrare dentro. E poi l'aggiusto, ok, aggiusto di qua, aggiusto di là, passo il sottogola, lo stringo. Allora, un paio di informazioni. La prima, qualcuno potrebbe dire, è lente a questa maniera? Sì, quando lo mettete lo dovete mettere lente, in modo che quando andate a inserirlo nella bocca del cavallo e farlo passare dietro le orecchie non andate a tirarlo sulla bocca, ok? Quindi lo mettete lente e poi dopo lo aggiustate in base alla distanza che lo volete mettere. Nei puledri si mette, o nei cavalli giovani, nei cavalli che non hanno esperienza con l'imboccatura, si tende a mettere più lente, ok? Non deve fare grinze sulle labbra. Una cosa importante, quando infilate la briglia dietro gli orecchi, portate gli orecchi in avanti e non indietro, ok? Perché? Perché il cavallo potrebbe impaurirsi del fatto che gli tappate un orecchio, ok? Perché gli togliete una fonte importante di informazioni che gli arrivano dall'esterno. Chiaro, quando è abituato non ha problemi, ok? Sa quello che state facendo, prevede tutto, sa che durerà qualche secondo e poi finisce, buonanotte. Però si parla sempre di abitudini, qualcosa che voi dovete imparare e a fare in automatico, in modo che non sbagliate mai, anche quando siete sopra pensiero lo fate e siete sempre in sicurezza. Quindi orecchi in avanti, in modo che il padiglione rimane aperto, può continuare a sentire tutto quello che sentiva prima e per lui non ha nessun tipo di problema a mettere le orecchie in avanti, perché comunque fa parte della sua mobilità normale delle orecchie, ok? Quindi non fate l'operazione di inserimento dell'imboccatura legato, fatela con il cavallo sciolto, in modo che anche se tira indietro perché magari si spaventa di qualche cosa, perché magari gli battete l'imboccatura nei denti o quant'altro, non succede nulla perché non è legato. Diversamente, se si impaurisce e tira indietro, vi può far male, può farsi male lui, eccetera eccetera, ma questo l'abbiamo già visto in tanti altri miei video. Volete sapere come mai gli sto mettendo questo, ma la sto montando con la Camor naturale? Si parla di gioco d'amici. Lo spiego bene in un articolo che trovate su matteoniorsici.com, andatevelo a recuperare, chi di voi è iscritto alla newsletter lo troverà comunque il link dentro la newsletter di questa settimana, chi di voi non è iscritto alla newsletter, male, andate a iscrivervi, e ci è spiegato un po' tutto per quale motivo faccia questa maniera qua. L'altra cosa che vi volevo dire, avete visto che l'imboccatura è un'imboccatura piccola di diametro, del ferro che ho messo in bocca. Qualcheduno potrebbe chiedersi perché ad un puledro o comunque a un cavallo che non ha tanta dimestichezza con l'imboccatura gli vada a mettere una imboccatura così fine, e il motivo è semplice: è perché è meno fastidiosa. È molto più fastidiosa quando il cannone è grande, lo so. Qualcuno avrà spiegato che il cannone grande dà meno noia in bocca, perché al momento che io ci applico una forza, questa forza viene distribuita su una superficie più grande, e questi siamo d'accordo. Ma se io metto in bocca mia una matita oppure un pennarellone, capite da soli che c'è una diversa comodità a tenerlo in bocca. Tutti e due sono scomodi, ma sicuramente la matita, l'apis, come lo chiamate voi, darà meno fastidio rispetto a un pennarellone di quelli grossi, capito? Quindi io in questo momento devo semplicemente dargli modo al cavallo di abituarsi a un ferro in bocca, e quindi preferisco usare un filetto fine. Vi dico la verità, io lo uso anche dopo questo filetto fine, non metto il cannone grosso, ok? Metto il cannone grosso quando vado a lavorare in finesse, e allora io devo avere un contatto persistente con il cavallo, allora in quel caso lì lo metto. Ma quando io lavoro in freestyle uso questa imboccatura qui. Perché? Perché se uno sa usare l'imboccatura non andrà a mettere delle forze che non servono. Di conseguenza non ho bisogno che ci sia una superficie più ampia per distribuire le forze, perché se io
so usare l'imboccatura, andrò a usare l'imboccatura in una maniera appropriata per come è disegnata l'imboccatura stessa. Diverso è se uno non sa usare l'imboccatura, allora si tutela mettendo magari l'imboccatura in gomma grossa, in modo che anche se dà un tirotto non succede nulla, eccetera, eccetera. Ma quello è per un altro motivo. Non si sta parlando dal punto di vista del cavallo, ma si sta parlando dal punto di vista del cavaliere. Spero che anche questo video, nonostante che sono sicuro che qualcuno di voi sapesse già queste cose, ma probabilmente altri invece le sapevano ma non avevano ricevuto una spiegazione ben precisa di perché si fanno certe cose, spero che vi sia tornato utile, fatemelo sapere nei commenti. Vi ricordo a tutti che ci sono rimasti ancora un paio di posti nell'Academy e chiuderà alla fine di febbraio, di conseguenza avete tempo fino al 29 febbraio a iscrivervi se volete partecipare a questa classe di Academy. Qualcuno di voi mi ha chiesto quando riaprirà la prossima, non lo so, probabilmente a autunno, perché poi nel periodo estivo il tempo che ho è poco, quindi non so se faremo un'altra apertura nel periodo estivo oppure andremo direttamente a autunno, questo non lo so, per cui se avete intenzione di partecipare vi consiglio di iscrivervi, perché la prossima riapertura non lo so quando sarà, non riesco a dirvelo ancora quando sarà. Fatemi sapere di cosa ne pensate, se avete magari degli argomenti da suggerirci, da approfondire nei prossimi video, fatecelo sapere con un commento e noi ci vediamo nel prossimo video. Someone save me for a pet.